Qual è la cosa che vi ha convinto a partecipare al progetto, a partire dall'adattamento del romanzo, ad accettare la regia, ad accettare il ruolo da protagonista? Che cosa vi ha spinto a dire sì? Allora, quello che mi ha colpito di più era il modo in cui Andrea, anche il modo in cui era scritto, se vogliamo, in un certo senso, diverso dagli altri, cioè raccontare con leggerezza ma rispetto una questione, un argomento, in questo caso il disturbo d'ansia generalizzato, però diciamo arriva comunque il messaggio, anche se il modo in cui io l'ho recitato non è stato totalmente drammatico, però il dramma comunque si evince, comunque Sole sta male, piange, ma lo fa con un'energia diversa che è quello che poi succede anche nella vita di tutti i giorni. Mi ricordo quando ho letto la sceneggiatura di Alice, era il personaggio di Sole. E quindi, cioè, trovare dentro questa storia di, se si vuole, di rinascita, o comunque, no, questo coming of age, no? È la fragilità di Sole, cioè, che è chiamata a un'epopea per lei, no? Perché, cioè, è come se veramente dovesse saltare, diciamo, per lanciarsi dall'altezza, ma da un'altezza molto bassa. E questa cosa, cioè, renderla iperfragile, rende anche queste, diciamo, questi cimenti, alcuni no, propriamente non giganteschi, però li rende veramente epici, perché lei parte da molto in basso. E quindi raccontare questa piccola storia, però che proviene da una grandissima fragilità, l'ho trovata quando l'ho letta molto, molto interessante, anche molto raccontata, cioè molto, adesso non dico facile da raccontare perché non c'è nulla di facile, però ti faceva venire voglia di raccontarla perché c'era chiarissimamente un obiettivo verso cui tendere, che era il suo stare un po' meglio al mondo. E anche la fine mi è piaciuta molto, cioè che non risolve veramente con un Hollywood ending il film, cioè lei si risolve ma fino a un certo punto. E lasciare questa apertura, lasciare questa anche fragilità futura è secondo me molto interessante perché non è vero che finisce così bene, ecco. Ma raramente le cose finiscono, anche quando dice è andata bene, sì, però Mi capito. piace ricordare cosa scrive Calvino sulla leggerezza. Dice che bisognerebbe prendere la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. È quello che impara a fare Sole, impara a elaborare e prendere consapevolezza dei macigni sul cuore che ha. Sì, assolutamente. Tra le altre cose, Sole, dovendo imparare a convivere con un disturbo d'ansia generalizzato che la fa sentire sbagliata, la fa sentire l'unica ad avere delle difficoltà nella vita di tutti i giorni o nel raggiungimento di obiettivi che sembrano delle tappe fisse obbligate, no? Per una ragazza di quasi 25 anni, dovendo imparare a fare quello, viene messa davanti alle sue paure più profonde. Ma quello che è più importante e che Sole scopre durante questo percorso è proprio il fatto che in realtà non è l'unica, non è la sola e che le difficoltà e magari anche gli errori che si possono fare poi in realtà non sono qualcosa di così terrificante come sembra, ma è qualcosa anzi che a volte ci si deve quasi augurare di fare perché una volta che magari hai sbagliato, sai cosa non devi più fare, sai dove non devi più andare, puoi riprendere la direzione e farlo magari in maniera più giusta. Quindi Sole nel corso del film proprio perde tanti macigni, li lascia andare, appunto.